Questa sera in scena allo spettacolo Nettare degli Dèi, com'è stata la preparazione e soprattutto è stato difficile parlare di questi temi, affrontare questi temi? Beh sì, perché comunque non sono un intenditore di vino e quindi mi sono documentato un pochettino e ho scelto di creare, costruire lo spettacolo attraverso gli aforismi, attraverso soprattutto immagini sul territorio che vengono riportate in parole. E quindi lo spettacolo si svolge proprio su questo, con alcune poesie, sempre sul vino. Alcuni racconti molto brevi, un po' di storia, e oltretutto approfittavo del momento per la perdita che abbiamo avuto di Philippe Daverio, che io stasera citerò. E quindi è un aforismario sul vino. Quindi è importante, diciamo, declinare anche a livello artistico e culturale un argomento che poi valorizza una realtà, enogastronomica così importante per il territorio. Certo, infatti alcuni brani sono proprio specifici sulla Liguria di Ponente e su Cuniano, su questo territorio particolare di cui si parla forse troppo poco, compreso la Granaccia. Carla Bellini, questa sera uno spettacolo non solo legato all'enogastronomia, alla promozione del territorio, ma in musica. Quali sono i brani di questa sera? Ma questa sera abbiamo scelto un po' di brani misti, siamo andati un po' sul classico, Beethoven, Mozart, Brahms e qualcosa anche di più attuale, moderno, come Einaudi e altri autori che, più piccolini, diciamo, minori, che ci accompagneranno in questa avventura. Ecco, come vi siete organizzati per questa serata? Insomma, quali sono state le vostre suggestioni anche per preparare lo spettacolo? Beh, innanzitutto cercare di non catturare l'attenzione più sulla musica, diciamo, ma cercare di invogliare lo spettatore ad ascoltare ciò che verrà letto senza appunto disturbare la lettura di questi brani. Quindi cercherò di suonare in maniera più tranquilla, leggera e poco, diciamo, sonora. Al processo si difese da solo e si presentò bellissimo. Lui era il più bello, eh? Gli occhi grandi, i più grandi occhi fra tutti gli uomini. Feroci in battaglia, li potevi vedere da lontano, ma da vicino, dolcissimi. E adesso volete sapere chi era Palamede? Io ve lo dico, un genio. Fu l'unico fra gli eroi ad andare alla guerra da solo, senza portare soldati, senza offrire neanche una nave, no. E volete sapere perché? Portava in dono se stesso, il suo cervello. Questo bastava. Lista. Lista delle invenzioni che Palamede, figlio di Nauplio, discendente di Poseidone, donò alla Grecia affinché grande fosse la sua ricchezza, immenso il suo potere e imperitura la sua gloria. Ogni macchina da guerra che potete immaginare, fortificazioni di porti, palizzate, il trucco della parola d'ordine, i fuochi per comunicare dalla punta delle colline, l'arte di deviare i fiumi e ridisegnare la terra, è come curare le malattie e allontanare le epidemie. È come mangiare senza sentirsi male, è come bere senza perdere la coscienza. Di tutto questo fece dono Palamede alla Grecia, e tuttavia, neanche una di queste sue invenzioni può valere il dono più grande che lui seppe fare a noi e ai nostri figli, e ai figli dei nostri figli. Il dono più grande del suo intelletto. Questi segni, che sembrano orme, e le leggi per metterli insieme, i suoni per farli suonare. Abbiamo mandato a morte un uomo che per noi aveva inventato la scrittura. Eravamo ciechi e sordi. Lui ci aveva donato tutto e noi lo abbiamo ucciso a colpi di pietre. Ah,
Se ne rimase lì, immobile, senza lamentarsi, senza implorare. Disse soltanto a bassa voce: ho pietà di te, Verità. Tu sei morta prima di me. Questo è Palamede. Che si dice che abbia inventato la scrittura. Anche se andate su internet, pare che l'alfabeto greco, perlomeno metà dell'alfabeto greco, sia stato inventato da questo Palamede. Venne assassinato in qualche modo con un inganno di Odisseo, cioè Ulisse. Perché, vabbè, vi dico questa. È la storia dell'aratro. La storia dell'aratro spiega molte cose. Vanno a prendere Odisseo per portarlo alla guerra e lui si finge pazzo, si fa trovare che ara la sabbia, avanti e indietro. Allora uno degli ambasciatori prese suo figlio, il piccolo Telemaco, e lo posò lì, sulla sabbia, proprio davanti all'aratro. Odisseo si ferma, capisce, guarda l'ambasciatore, lascia l'aratro e parte per la guerra. Chi era l'ambasciatore? Palamede. E Odisseo non glielo perdonò. Con inganno lo fece assassinare. Il primo omicidio bianco politico. Va bene. Pietà di te, Verità. Tu sei morto. Bello. Da allora non l'abbiamo più avuta, la verità. Va bene, signori. Grazie. 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 Grazie.